Addio Serie D. Il Bari a Troina saluta tutti e torna tra i professionisti mettendosi alle spalle l'anno più buio del suo passato recente. Basta un rigore di Simeri a regalare la gioia agli oltre 150 tifosi che, nonostante il giorno lavorativo, nonostante le festività pasquali, nonostante quasi 800 km di distanza con tanto di traghetto, hanno seguito la squadra fino al cuore della Sicilia per mettere la parola fine ad un campionato dilettantistico che non appartiene a questa piazza. Poco da dire riguardo la cronaca: Cornacchini se la gioca con 6 under, risparmiando Floriano e Bolzoni assieme agli infortunati Negli e Brienza e allo squalificato Valerio Di Cesare. I ritmi non sono altissimi, le squadre sono logore dopo una stagione estenuante anche sotto il punto di vista logistico. La prima emozione la regala Simeri al minuto 18, sparando alto da buona posizione. Poco prima un calcio di punizione di Saba aveva sfiorato la traversa. Al minuto 33 la svolta, Polizzi maldestramente butta giù Simeri in area di rigore. Lo stesso numero 9 si presenta dal dischetto e fa centro, facendo esplodere i baresi giunti in Sicilia. Nella ripresa il Bari tende ad amministrare, il Troina vuole il pareggio, da Palmi giungono buone notizie, i calabresi sono in vantaggio contro la Turris e si andrebbe in C con qualsiasi risultato. Il Troina colpisce prima un palo su un'azione convulsa nato da un calcio di punizione, poi con Saba costringe Marfella a volare in corner. Basta così, può scattare la festa, la Serie D tra poco sarà solo un lontano ricordo.